Buongiorno a tutti, abbiamo il piacere stamattina di inaugurare la mostra dedicata alla rassegna con le parole giuste, la mostra degli elaborati grafici prodotti dall'Istituto Olivetti e Seneca del Polo 3 Scolastico di Fano. Quest'anno per la prima volta la rassegna ha visto la partecipazione e la collaborazione di alcune classi, di alcuni studenti di questo istituto scolastico che grazie al loro lavoro hanno dato un ulteriore stimolo alle iniziative e il lavoro in particolare è consistito nella realizzazione di elaborati grafici che hanno interpretato appunto con un segno comunicativo quelle che sono le parole chiave che noi abbiamo individuato e individuiamo tutti gli anni per promuovere una cultura democratica della legalità con approfondimenti tematici. Ogni appuntamento ha avuto l'elaborazione di diversi progetti, per necessità abbiamo dovuto poi sceglierne uno che abbiamo utilizzato per la comunicazione, ma come si può vedere poi da quanto esposto alle nostre spalle, in realtà il lavoro è stato molto più approfondito, molto più ampio, con una ricerca e una riflessione che ha avuto dei risultati molto soddisfacenti. Questo ci ha portato così a fare una presentazione completa di tutto il lavoro svolto, che tengo a sottolineare un lavoro che è partito a ottobre e che si concretizza oggi, per cui sostanzialmente durante tutto l'anno scolastico. Riteniamo che proprio per questa situazione, per questo parere favorevole che abbiamo, l'iniziativa possa e debba continuare anche in futuro. Mi chiamo Daniele. E per questa mostra abbiamo voluto rappresentare con la nostra idea, con le nostre idee le cose che fanno gli uomini, il pensiero dell'uomo, la conoscenza, la paura, la morte, i confini anche. E vogliamo far capire che con le nostre conoscenze si può fare di più, imparare da errori o da cose giuste, come le guerre, che essendo sbagliate devono essere smesse perché portano solo morte e distruzione, ma anche la conoscenza come il sapere che aiuta a migliorare il mondo e il modo di vivere. Oggi con l'inaugurazione della mostra degli elaborati grafici degli istituti Seneca e Olivetti si conclude sostanzialmente il lungo percorso che ha caratterizzato quest'anno la rassegna con le parole giuste. Centinaia le persone, i cittadini e le cittadine che hanno partecipato a tutti gli appuntamenti di grandissimo valore che ci hanno permesso di costruire una volta di più quest'anno con un grande protagonismo dei giovani e degli studenti quello che è un percorso, che è quello della cultura della legalità, che anche la cronaca di questi giorni ci dimostra essere assolutamente essenziale all'interno di una comunità vivace come la nostra, una comunità che deve però avere gli enzimi e gli anticorpi giusti per poter affrontare il futuro e la legalità è uno di questi. Mi chiamo Jason e secondo me questi temi sono, cioè, li abbiamo rappresentati perché sono molto attuali al giorno d'oggi e soprattutto anche per far vedere come ognuno di noi ha una diversa interpretazione e una diversa rappresentazione di questi temi, di come vediamo le cose. Sono Gianmarco e con questa mostra quindi abbiamo voluto sensibilizzare anche la gente con delle immagini che abbiamo realizzato o graficamente anche con foto su questi temi che sono molto importanti. La mostra si sviluppa appunto su due scuole, sono le due scuole appunto il Tecnico Grafica Comunicazione Seneca e l'Istituto Olivetti Promozione Pubblicitaria e cosa insomma particolare, anziché suddividere la mostra proprio in due scuole abbiamo tenuto conto della committenza e quindi inserito i vari contenuti e quindi i vari temi mischiando un po' i ragazzi, quindi troverete sia studenti di una scuola che dell'altra insieme legati dalla tematica che hanno affrontato. Le immagini sono, come dire, il risultato di una personalizzazione di quello che è appunto il tema che è stato proposto via via e quindi secondo me insomma come risultato finale lo trovo abbastanza buono dal punto di vista della comunicazione ma anche proprio come idea dinamica di collaborazione tra istituzioni importanti come la scuola e appunto la mediateca. Sono Lorenza della terza Seneca, abbiamo voluto rappresentare delle parole graficamente con delle foto
e far vedere ciò che ognuno di noi pensa appunto su questi argomenti che sono attuali e importanti. Sono Sara, anch'io frequento la Terza Seneca e credo che questa mostra sia stata molto importante perché abbiamo trattato temi che non sono morti, perché ancora ora ci sono guerre, vengono discriminate delle persone. Infatti abbiamo trattato ad esempio il tema della Shoah, che non è morto appunto, perché ancora ora ci sono tante discriminazioni per religione, etnia. I nostri ragazzi dell'Istituto Seneca, Istituto di Grafica e Comunicazione, e dell'Istituto Olivetti, il professionale per la promozione commerciale pubblicitaria, ecco, hanno aderito insieme all'insegnante, al professor Gianluca Proietti, con entusiasmo a questa iniziativa, che è stata sicuramente un'iniziativa estremamente importante, perché oltre a permettere ai ragazzi di riflettere su tematiche così significative e importanti, quali quelle poi su cui si sono tenute le diverse conferenze, ecco, hanno permesso ai ragazzi di uscire, no, dall'ambito scolastico per mostrare quello che in effetti all'interno della scuola si fa, e in modo anche così molto significativo, molto personale. Ognuno di loro ha rielaborato quelli che erano così i messaggi che volevano dare attraverso appunto le loro creazioni, questa loro espressione grafica. Queste forme di collaborazione con le istituzioni, con il territorio, credo che siano veramente fondamentali per la scuola, perché danno appunto alla scuola la possibilità di portare fuori dall'ambito scolastico quello che appunto si fa all'interno della scuola, quindi una collaborazione che permette ai ragazzi anche, diciamo, poi di vedere il risultato del loro lavoro e di vedere come in effetti possa essere la loro interazione col territorio. Quindi veramente un plauso a queste iniziative, un grazie di cuore al dottor Carbonari e alla Memo, e spero che appunto questa collaborazione possa continuare. Chiamo Jonathan e penso che questa raccolta di nostri lavori sia importante e anche interessante, perché prima di tutto ha permesso a noi ragazzi di esprimere un nostro parere in maniera molto artistica su temi attuali, o comunque sia temi che si ripercuotono ancora adesso, come per esempio la memoria dell'Olocausto, che nonostante sia un fatto molto vecchio, però continua a ripercuotersi ancora oggi. E oltre al fatto che ci ha dato la possibilità di esprimerci in maniera artistica, ci permette anche di essere conosciuti maggiormente dalle persone tramite questa raccolta di illustrazioni, e di poter permettere un maggior scambio di idee e anche di stili grafici e artistici.